Sindaco, alle sue spalle la rotonda della nuova via dell'Antella ancora in costruzione. Dietro c'è il parcheggio di cui dovevano iniziare i lavori, ma ancora non si vede niente. Invece dalla parte dell'Antella c'è il problema di via Romanelli ancora da riaprire nonostante le promesse di autostrade. Ma che si fa qui? Qui iniziano a scadere ormai i termini in modo più assoluto, termini che dovevano essere perentori, certamente concordati, per la conclusione di questi lavori. Non si può continuare a dire le responsabilità, dare responsabilità a sottoservizi, ad altri enti. La direzione del cantiere e le responsabilità su questo cantiere sono di Autostrade per l'Italia e purtroppo i tempi ancora una volta non sono rispettati. Ormai i ritardi si aggiungono ai ritardi, le proroghe ad altre proroghe. E questo per noi è un grande dispiacere, perché avremmo voluto completare il nuovo parcheggio per l'ospedale, che è convenzionato all'interno delle conferenze dei servizi per la realizzazione della terza corsia già ormai da molti anni, così come la sistemazione di tutti i progetti di mobilità sostenibile che sono compresi su questo, incluso il prolungamento della pista ciclabile inaugurata proprio in questi giorni. Per cui adesso è obbligatorio accelerare, anche perché il tempo non soltanto è scaduto, il tempo degli appelli, delle richieste. Adesso inizieremo anche ad intraprendere azioni legali per poter portare avanti l'interesse della nostra comunità. Il comune ha il potere di tutelare e anche il dovere, ma anche il potere di tutelare la propria comunità da disagi creati e causati da Autostrade per l'Italia. Sapevamo c'erano disagi, ci sono anche per questo delle compensazioni, delle soluzioni, ma i tempi ormai sono troppo lunghi e i disagi si sono protratti a causa delle responsabilità di Autostrade per l'Italia. Oggi serve accelerare su questo. Non è grave che Autostrade non senta neanche il bisogno però di giustificarsi. Ha fatto una riunione l'anno scorso la popolazione, indicando lei stessa le date in cui avrebbe iniziato i lavori, non le rispetta, ma non fa una riunione per spiegare perché, magari per scusarsi. Io più che scuse in questo momento voglio che ripartino semplicemente a lavorare di gran lena. Può anche dipendere in parte da Amplia, dalla concessionaria che esegue i lavori. A noi ci interessa che i lavori riprendano. Autostrade ne ha la responsabilità, per cui non mi interessa altre scusanti, francamente. A me mi interessa che rinizi il lavoro e che ci sia quella flessibilità in grado di capire le possibilità che ci sono oggi per migliorare anche la viabilità su questo territorio, che tanto ha dato e ha pagato anche un prezzo salato per far sì che la terza corsia si realizzasse. È un'opera strategica per il nostro paese, il Comune di Bagnaripoli ha collaborato, ci vuole rispetto per la comunità e il territorio che ospita questa infrastruttura. E credo anche debba esserci, non possa essere rimandata l'occasione anche per migliorare il progetto in corso, ad esempio la viabilità. Basta vederla qui alle mie spalle come sia stata realizzata troppo stretta. La viabilità deve essere allargata nel modo più assoluto, in modo da garantire la massima sicurezza. Oggi c'è la possibilità di farlo, il lavoro non è concluso, gli spazi espropriati sono abbondanti, per cui l'opera può essere anche migliorata e nelle fasi di accesso deve essere assolutamente allargata per evitare problemi alla viabilità. Quantomeno deve essere delle dimensioni dell'attuale carreggiata, che problemi da questo punto di vista nello scambio dei mezzi non ha mai avuto.